La Commissione Ecomafie ha approvato oggi all'unanimità la relazione sull'approfondimento territoriale sulla Regione Umbria. Si tratta di una relazione articolata che analizza i diversi aspetti oggetto di indagine della Commissione, dal ciclo dei rifiuti alla gestione delle acque ai fenomeni di inquinamento ambientale e che accoglie alcuni approfondimenti territoriali già svolti nella 17ª legislatura, oltre i risultati di audizioni e sopralluoghi svolti nel corso della legislatura in corso. Soddisfatta la Lega, che si dice fiera di aver reso possibile questo importante risultato sollevando la questione nella precedente legislatura e chiedendo ufficialmente che l'Umbria fosse la prima regione esaminata nel corso della presente legislatura. L'approvazione di questa relazione che riguarda la situazione ambientale dell'Umbria è un risultato importante conseguito in commissione bicamerale Coreati, era una richiesta della Lega e serve a fare un quadro, una fotografia approfondendo le questioni aperte, ovviamente quella del ciclo dei rifiuti, e si riconoscono le criticità e che sono da attribuire alla precedente amministrazione di centrosinistra, ma abbiamo anche trattato del SIN di Terni e più in generale della situazione ambientale della Conca Ternana, la situazione delle discariche, quella di Borgo Giglione, quella di Orvieto, più in generale del sistema ambientale umbro, senza tralasciare anche la situazione delle acque, dei reflui, per cui ci sono peraltro delle infrazioni che pesano sull'Umbria. Gli incendi recentemente sviluppatisi a Perugia alla Biondi Recuperi, ma anche il traffico illecito di pannelli fotovoltaici. Tutto questo per attribuire responsabilità, ma soprattutto individuare soluzioni che vadano a vantaggio di cittadini, famiglie e imprese per assicurare uno sviluppo sostenibile e un ambiente che possa continuare a far considerare l'Umbria cuore verde d'Italia. Dalla relazione, dichiara Chiara Braga, capogruppo PD in commissione, emerge un quadro caratterizzato da alcune situazioni di criticità ambientale strettamente legate alla storia industriale della regione, in particolare nella Conca Ternana e l'area del SIN Terni Papigno, che richiede un'accelerazione degli interventi di restituzione e di tutela del sito contaminato.